Unione Radio Taxi d'Italia e Nissan Italia sono protagonisti di un evento unico per la mobilità sostenibile. Per la prima volta in Italia i taxi 100% elettrici Nissan Leaf partiranno a emissioni zero alla volta di Roma con la compagnia 3570. Loreno Bittarelli, presidente dell'Unione dei Radio Taxi d'Italia e della cooperativa 3570. Secondo noi è proprio una rivoluzione, noi le cose non solo le annunciamo ma le facciamo. Sono 2 anni che abbiamo lanciato l'iniziativa Via Col Verde, abbiamo trascorso 2 anni nei quali abbiamo effettuato dei studi, delle ricerche, abbiamo trovato le soluzioni ai problemi, ai tantissimi problemi che man mano abbiamo dovuto affrontare e oggi si è concretizzato questo nostro obiettivo che per noi era strategico e determinante, non solo per dare la possibilità ai tassisti di risparmiare sui costi del carburante, della manutenzione del proprio autoveicolo, ma anche diciamo, un'opportunità per tutta la collettività di avere un servizio pubblico ad emissioni zero, a differenza di quello che avviene fino ad oggi. Sulla scia della strada intrapresa da Nissan per la mobilità elettrica nel mondo, con i taxi elettrici da Lisbona ad Amsterdam, a Londra, a New York, a Città del Messico, a San Paolo e Kyoto, i taxi Leaf sono pronti a integrarsi nel trasporto pubblico di Roma. Il taxi diventa più ecologico, economico e silenzioso nella capitale, con accesso facilitato al centro storico. Il suo utilizzo migliorerà la qualità di vita e il risparmio dei tassisti romani di 3570 che percorrono complessivamente oltre 500.000 km al giorno per le strade della capitale. Bruno Mattucci, amministratore delegato di Nissan Italia. Nasce dalla esigenza del 3570, la cooperativa di Roma, di dare vita ad un progetto di mobilità sostenibile sul territorio romano. Loro hanno provato vari veicoli e di fatto hanno scelto alla fine Nissan perché è stato il veicolo vincente. Da parte nostra quindi abbiamo iniziato a collaborare, a lavorare insieme ed oggi possiamo dare il via ad un qualcosa che è davvero unico in Italia. L'accordo prevede inoltre l'installazione di una colonnina di ricarica rapida Nissan presso il centro hub della compagnia Taxi 3570 all'aeroporto di Fiumicino, in grado di ricaricare i veicoli in meno di 30 minuti da 0 all'80%. Di particolare interesse anche l'introduzione della prima unità mobile di ricarica rapida taxi in Italia, 100 kW di energia da fonte rinnovabile a bordo di una Nissan NV400, in grado di ricaricare dal 30% all'80% in soli 15 minuti. L'unità sarà gestita dalla compagnia Radio Taxi 3570 in attesa di una dedicata rete urbana di ricarica rapida. Cosa cambierà per gli autisti? Ce lo spiega uno di loro. Devo dire grazie innanzitutto a tutto il personale Nissan, in particolar modo i collaudatori, perché abbiamo fatto anche dei piccoli stage qui in sede, ci hanno insegnato veramente come funziona l'auto e come bisogna modificare lo stile di guida, soprattutto in città, per ottimizzare le ricariche, per farla andare meglio, per ottimizzare la rigenerazione negli spazi di frenata e su tutte le modalità di ricariche per ottimizzare poi la durata reale della batteria. E cambia molto perché ci si accorge di tanti errori che ci si portava dietro anche con la guida tradizionale. E me ne accorgo soprattutto perché lasciando qui in ricarica la sera l'auto sotto i pannelli fotovoltaici e tornando a casa con la macchina normale a gasolio privata, mi accorgo di tutte le cose che con quella guida normale non faccio ma che in realtà potrebbero ottimizzare anche lì la resa e l'economia del litro di gasolio.